Allora, andiamo avanti con il ciclo lì. Come promesso, vi offrirò ora un piccolo tour attraverso questo monumentale ciclo, la durata di più di 30 ore, che ha impegnato il tuo caso per circa 20 anni. E alla fine ce l'ha fatta, è riuscito a realizzare questa sua visionaria cattedrale musicale. Spesso parlava di una cattedrale musicale. Ancora due parole sulla superformula. Voi avete visto. Foglio. Di questo denso concentrato musicale, questi tre strati, la formula di Michel, la formula di Eva, la formula di Lucifer. Questi sono nomi conosciuti nella tradizione giudaico-cristiana: l'arcangelo Michele, Eva, la prima donna accanto ad Adamo, e Lucifer come l'angelo ribelle. Ora, Lucifer nella cosmogonia di Lich non è una figura assolutamente negativa, bensì una forza cosmica che è parimenti importante come quella di Michel e di Eva. Senza Lucifer non ci sarebbe l'intero ciclo Lich. Anche l'ostacolo, Lucifer è colui che si ribella a questo centro divino, è colui che viene sempre a gustare le feste, a creare degli ostacoli, ma anche questi ostacoli sono importanti per la vita, per l'uomo, perché è un modo per non arenarsi, è un modo per cercare di andare sempre oltre se stessi. Michael invece è appunto questo arcangelo che si incarna in modo da contribuire all'evoluzione umana per amore dell'uomo. E Eva è questa figura mediatrice, la figura della Urmut, della madre primigenia, l'eterno femminino, è appunto, secondo la concezione di Stoccato, una forza che aiuta l'evoluzione dello spirito, che porta l'uomo verso l'alto, l'essere umano verso l'alto. Ricorderete gli ultimi versi del Faust di Goethe: Das ewig weibliche zieht uns hinan, e l'eterno femminino ci conduce verso l'alto. Ora, questa formula ha anche densi significati simbolici, anche a un livello puramente musicale. Se vedete la formula di Michael, è tendenzialmente discendente, e questo sta a indicare la discesa nella materia, l'incarnazione di Michael. La formula di Eva è tendenzialmente stabile, rimane più o meno nello stesso ambito registrico. E vedete invece la formula di Lucifer comincia con questa settima maggiore, intervallo dissonante, quindi l'intervallo della protesta. A questa formula di Lucifer ha anche una particolarità. Se vedete qui al secondo rigo e anche qui sotto c'è scritto di bisbigliare o di dire i numeri da 1 a 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quindi questo contare è anche un elemento che ritorna spesso in Licht. In Licht c'è sempre qualcuno che conta, non si sa perché. Stoccato non l'ha mai spiegato. Sentiamo sempre questo 1, 2, 3, fino al 13. Perché conta fino al 13 Lucifer? Beh, probabilmente perché nella sua formula ci sono soltanto 11 suoni, mentre Michel ne ha 13. Forse è invidioso del suono in più che Michel possiede nella sua formula. Questo è la superformula.
Ora cominciamo un piccolo tour di ascolti dal lunedì alla domenica. Andremo nell'ordine della settimana, quindi non nell'ordine cronologico secondo il quale le opere sono state composte. Mostrerò forse all'inizio un video in cui Stockhausen sintetizza il contenuto di alcune giornate di Licht, in modo che avete anche una prima idea anche dell'apparato scenico. Poi dopo farò fare altri ascolti e spiegherò meglio il contesto. Qui Stockhausen spiega soltanto il giovedì, il sabato, il lunedì, il martedì e il venerdì, perché quando il film è stato realizzato il mercoledì e la domenica non erano stati ancora composti. Der mich anregt, überhaupt rational zu arbeiten. Ora, il giovedì, il giorno dell'apprendimento. Questa è una scena nell'esame. Michael appare come cantante di un artista e cantatore. Esame è la vita. Ich denke, das Leben jedes Menschen auf diesem Planeten. Il fondamento della vita. Esame ist ein Tag des ersten Tages aus Licht. Und dieser Teil heißt Donnerstag aus Licht. Warum Donnerstag? Donnerstag ist der Tag des Lernens. Der Mensch im Examen lernt. Und wie ich das sehe, lernt er vor allem Musik. Die Hauptfigur ist Michael. La figura principale è Michael. Michael ist ein Sänger, Michael, ein Instrumentalist, Instrumentalist und ein Tänzer. Also ich erlebe den dreifachen Michael gleichzeitig in drei Personen, in drei Künsten und in drei Erlebnisform, einmal konkret als Mensch vorhanden, dann als Geistwesen, das auch fliegen kann, das nicht mehr an die Gravitation gebunden ist und an keine Raumzeitbegrenzung und als unsichtbares Wesen, aber doch vorhanden. Sabato, il giorno della morte, eseguito a Milano nel 1984. Questo è il musical strano, i sogni di Lucifero, pianista. È un basso, è Lucifero suono, penso del pianoforte numero 13, suonato da Mariella, la figlia di Cercaso. Sabato, il giorno della morte, la resurrezione. Es ist ein kosmischer Geist, der sich immer manifestiert, auch wie auf diesem Planeten natürlich, in Menschengestalt. Wie gesagt, gegen den Aufstieg durch Tod. Und das ist das zentrale Thema. Lucifers als Antagonist zu Michael, der für den Prozess des Lernens und für den Menschen in der Welt und diese Liebe hat. Ja, Lucifer, das ganze Gefühl, dass man überhaupt so etwas schaffen hat, wie diese
Questa è l'ultima scena di, la penultima scena di sabato, l'orchestra è composta da vari livelli e che rappresenta il viso distorto di Lucifer, cioè quel danzatore che rappresenta la morte, la danza della morte, tutto il danza, il famoso motivo per cui l'orchestra è distrutta in questo vari livelli. Questa donna nuda sul palco, appunto, connessa alla luna, alla. Quella è la cerimonia della donna della nascita. Nascono questi esseri fantastici da questo stato di Eva, è molto complicato, una serie di cerimonie rituali, Also Verdampf, Dampf im Fiore, Gesang, Reinschmasse wird wieder Sand gewässert und wächst Wiese daraus und schließlich das Wasser in Gläsern und Kunstgebilden zu sehen, laufendes, tropfendes, gluckerndes Wasser und so weiter. Susan Stephen. Wasser aus dem Turm schließlich als Kunsterlebnis. Montag. Das ist immer die Voraussetzung dafür, dass ich auch anfange, wenn mich etwas fasziniert, was ich nicht kenne, was ich ausprobieren möchte. Punto di partenza per me è occuparmi di qualcosa che mi affascia e che non conosco. Questa continua sfida con me stesso. Katinka Pazka, musicista prediletta della società, l'autista, zum Teil neu ihre Instrumente lernen müssen, obwohl sie schon 30 Jahre Experten ins Instrument sind, weil ich ganz bestimmte Daten verbinde und zum Beispiel Sensoren verbindet habe, die Mikros sehr schwer sind und auch sehr schwer zementieren sind. Teatro puramente strumentale, qui non ci sono parole, è l'azione della musica, è una lingua superiore a quella del parlo. Ave si chiama questo duetto. Di essere messo all'interno del teatro, addogliato totalmente dagli eventi scenici. Sind die zwölf Musiker direkt persönlich. Ma anche la luce è un musiker ganz nahe und in verschiedenen Abständen, in dort den Raum wirklich hören, den Raum hören. Questa è la prima scena, dopo ne parlerò, per Yaroslav, che originariamente era per l'ensemble del film giapponese. Dienstag, da, des Konfliktes, des Krieges, kann man auch sagen, zwischen Luziferisten und Michaelisten. Im ersten Akt Jahreslauf, ein primo atto, Jaroslav. C'è una guerra temporale. Il versuch, un viermal, del nostro tempo. Si cerca continuamente di strappare il tempo con le sue tentazioni.
e Michel con le sue incitazioni di portare il tempo nel suo corso. E questa è la base anche del processo di Gangwa, poi vedremo ancora. Invasione, der physische Konflikt mit der Explosion. Vedete il giorno della tentazione. Ich stelle mir natürlich vor, wie du das große Jurist vor allem höchstens 300-400 Leute sich bewegen können, auch zu diesen einzelnen Objekten hingehen können und die von nahem betrachten können und hören können, was die sehen und spielen. Also hinten links, dann halb links, es gibt den Ratsch im Balkon, da habe ich vorhin mal noch ein Chor drin platzieren können. Racconta delle sue idee, dei suoi strumenti, dello spazio, con i nostri spazi di esposizione, il teatro, ma anche possibili, quindi sono necessari i nuovi spazi per poter esporre i musicisti in questo spazio in modo totalmente diverso, hanno avuto la possibilità di fare esperienze che fuori di uno spazio in maniera totalmente nuova. Di 1, 2, 3, 4. Vorne am Orchester kam, vorne nie im Orchester kam, der Tudel, dann fünf, so, schon in die Höhe stellen, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um das Publikum herum platziert ist, sodass man in allen Richtungen das sieht und auch anhören hört. Allora, riprendiamo da capo la settimana. Facciamo due ascolti dal lunedì. Lunedì, il giorno della donna, della nascita, della rinascita, attraverso varie cerimonie, attraverso rituali magici. È il giorno dell'acqua, anche connesso alla donna. Acqua come inizio. Ora ascolteremo dal lunedì il saluto e il congetto, perché ogni opera di Licht comincia con un grus, con un saluto, ovvero la musica già iniziata prima che il pubblico arrivi, spesso in modo che il pubblico venga già salutato tra i suoni, e si trova spesso al di fuori del teatro alcuni saluti con trombettisti sopra il tetto del teatro oppure nel foyer, c'è cioè già una installazione luminosa con degli altoparlanti, musicisti, quindi è il pubblico viene accolto con la musica e alla fine c'è un congedo musicale. Si esce quando la musica accompagna
l'ascoltatore verso lo spazio esterno, spesso anche il congedo al luogo sulla piazza, fuori il teatro. Ancora, la musica accompagna fino alla fine l'ascoltatore. La musica in un certo senso è lì prima che l'ascoltatore arrivi e rimane lì prima che dopo che l'ascoltatore è andato via. Ancora una volta una sorta di evocazione della musica perennis, di questa musica perenne, eterna. E ora cominciamo con il Montagsgruß, con il saluto del lunedì, il giorno dell'acqua. Il pubblico entra nel foyer, c'è una luce verde, il colore del lunedì, ed ha la sensazione di trovarsi sott'acqua. È un pezzo per nastro, realizzato a partire da un pezzo per corno di bassetto, che si chiama Xi, un pezzo microtonale. E questo pezzo viene stirato su 30 minuti con mezzi elettroacustici e moltiplicato in 4 strati, trasposto varie ottave sotto a vari intervalli, in modo che siano questi movimenti microtonali molto sinuosi, lenti, paralleli. E questo dà luogo a questa musica che dà un senso di sospensione temporale, di ondeggiamento, l'inizio nell'acqua. Interessante, qualche giorno fa ci ho pensato che anche l'anello del Nibelungo di Wagner comincia con l'acqua, la Lode del Reno, il preludio, questo mi bemolle profondo, questa ottava, poi la quinta e pian piano la triade emerge, quindi questo 136 battute nel preludio dell'Oro del Reno, c'è solo questa triade, il mi bemolle maggiore, con l'inizio del mondo dal suono, dalle acque primordiali, un altro motivo molto frequente nei miti cosmogonici. All'inizio abbiamo l'acqua e l'oscurità, e anche l'inizio della settimana, il ciclo che comincia con l'acqua. Allora, Montagsgruß, ascoltiamo un po'. Soprano, sintetizzatore e ottavino.
Cosa significa voce multipla? Una voce di soprano registrata su piste, la stessa voce di Katinka Passberg, che viene semplicemente moltiplicata su un pezzo di elettromusica. E la musica dell'ultima scena di Montagsabschied, che viene rallentata, e nell'ultima scena di lunedì abbiamo una sorta di rivisitazione della famosa fiata del pifferaio di Hamelin, che strega i bambini e che li porta via con sé. E in questo caso c'è il Kinderfänger, la figura di questa flautista, che incanta, strega questi bambini e li porta con sé verso l'alto, sulla montagna, e questi bambini poi il cielo si trasformano in uccelli. E ascoltiamo questo Montags. Esempio del martedì, non racconto tutto ciò che accade il martedì, ma un esempio dalla prima scena del Yaroslav, e qui torniamo al Giappone. Stamattina ho raccontato di questa esperienza chiave per la nascita di Nietzsche, della concezione del ciclo, e lui era lì per comporre questo pezzo per l'ensemble Gagaku. Quindi quando ha scritto questo pezzo, Yaroslav, il ciclo, la superformula non c'erano ancora. Quindi è nato come pezzo a sé stante, che dopo, a posteriori, è stato integrato nel ciclo ed è diventato il primo atto del martedì. È stato anche trasformato, no? Un po'. Ha fatto degli inserimenti, appunto, soprattutto le parti cantate tra Michael e Lucifer, in modo da inquadrare il contesto di Nietzsche, questa guerra temporale. Vi sono, vi spiego, allora, quattro strati temporali. Nella prima esecuzione erano le date, la data nell'anno 1977, e ci sono quattro danzatori, corridori, corso dell'anno, uno per il millennio, uno per il centenario, uno per il decennio, uno per l'anno, e camminano, si muovono con differenti velocità. L'anno naturalmente è più veloce perché si muovono velocemente, un po' più lento il decennio, ancora più lento il secolo, e poi il millennio lentissimo, perché si muovono in maniera estremamente lenta i millenni. E ad ogni uno di questi danzatori è connesso un gruppo strumentale, quindi sono quattro strati temporali differenti. E è un corso del tempo che va avanti, e Lucifer viene di tanto in tanto con delle tentazioni, vuole stoppare il tempo, ci sono delle apparizioni visionarie, surrealistiche, che può essere un cuoco, oppure una donna nuda, oppure un blues. Dopo ascolteremo la musica di consumo, così, che viene a stoppare
questo corso del tempo, tutto si ferma, e poi invece viene Michel con altri segnali sonori, sono delle incitazioni, e il tempo riprende il suo corso. Quindi è una sorta di guerra spirituale del tempo. Ora però ascoltiamo prima un esempio dal repertorio Gagaku, quindi la musica tradizionale giapponese, per questo ensemble in suo caso ne aveva composto. Ascoltiamo il famoso pezzo Etenraku, famoso pezzo del repertorio Gagaku, traccia 7. Ryuteki, questo è flauto. Tra poco sentirete l'attacco tipico dello show, questo organo a bocca, bellissimo. La musica fluttuante per le sonorità dorate, sospese. Tradizionali giapponesi, ma già in vista di una possibile versione per strumenti occidentali, perché era molto pragmatico da questo punto di vista, perché poi suonarlo sempre con gli strumenti tradizionali giapponesi sarebbe stato più difficile avere esecuzioni, quindi aveva composto poi questa partitura in vista di una partitura per strumenti occidentali. E ora vediamo come l'ha realizzato, cioè l'inizio per Yaroslav come primo atto del Martedì da Luce. Abbiamo l'inizio con delle campanelle di geisha suonate da Stockhausen stesso, registrate su nastro. Poi c'è questo dialogo tra Michael e Lucifer, appunto, che parlano del tempo che viene fermato, che poi viene messo in corso da Michael. E poi c'è l'inizio del pezzo in cui viene rievocato in maniera nuova il Gagaku giapponese. Allora, prima le campanelle di geisha suonate da Stockhausen. Siamo costretti a chiudere. Michael.
nel corso dell'anno. Spesso all'inizio di un'altra Lucifer Shop. Lucifer a tempo. Mi fa che non ti inganno. In corso. Ora comincia il processo. Attraverso un blues improvviso. Allora ascoltiamo tracce.
poi nel secondo atto c'erano altre cose, c'era la musica elettronica, un grande pezzo octofonie, un pezzo cosmico, una guerra tra Michael e Lucifer, una guerra fisica poi anche. E poi c'è l'ultimo pezzo che è una sorta di trasfigurazione giocosa della guerra, con Zinti Fu, c'è anche un libro su questa figura dei figli di Stockhausen, che ha varie tastiere elettroniche e suona un assolo futuristico con tutti i possibili suoni elettronici, vari samples e così via, e c'è questa trasfigurazione finale in chiave umoristica, perché oltre al lato così metafisico, ieratico, sacrale, è anche un lato giocoso, umoristico, un umorismo quasi astronico, come Stockhausen diceva. Stockhausen una volta disse: Eines Tages wird man erkennen, das Licht ein Tanz des Humors ist. Un giorno si riconoscerà che il Licht, ciclo Licht, è una danza dell'umore, quindi una sorta di gioco cosmico. Ora passiamo al mercoledì. Mercoledì, il giorno della conciliazione dei tre spiriti, Eva, Lucifer e Michael, quindi della cooperazione cosmica. È l'opera dell'aria. Questa è un'opera che ha fatto quasi alla fine, prima di Sontag, che è l'ultima opera che è stata composta. L'elemento dell'aria, dell'amore universale, della conciliazione, della fusione. La prima scena è una scena visionaria, pure che si dovrebbe svolgere in un alto grattacielo, tutto fatto di vetro, con le pareti di vetro, quindi lo sfondo deve essere il cielo, con degli oggetti che volano, uccelli così, e in questo grattacielo, all'ultimo piano, c'è il Parlamento del Mondo. E questa scena per coro, a cappella, è il Parlamento del Mondo, il tema è l'amore, e cantano gli interpreti una lingua sconosciuta, che è la lingua dell'amore, una lingua che non ha nessun significato comune, una lingua fatta di puri fonemi. Ora non parliamo di questo, c'è la seconda scena che è Orchestra Finaliste, forse dopo ne parleremo ancora, un'opera per elettronica e strumenti solisti. Poi c'è la terza scena, il famoso Helicopter Streich Quartet, il quartetto di elicotteri, e ora mostrerò anche un video a proposito. E poi c'è l'ultima scena che si chiama Michaelion, una centrale intergalattica, anche per suoni elettronici, strumenti, cori e così via, e in cui c'è questa figura dell'operator. Prima abbiamo ascoltato Spiral, con ricevitura ad onde corte, ora questa composizione Spiral, anche con la sua notazione fatta di più o meno, viene integrata in un certo senso in questa dimensione cosmica. E questo operatore riceve segnali dal cosmo, da esseri extraterrestri, se li traduce per gli umani. Allora, ora voglio parlare dello Helicopter Streich Quartet. Ne avete già sentito parlare, immagino, no? Però spesso viene banalizzato, perché viene considerato come un'idea così megalomane, ma viene... dimentica il contesto, appartiene a un'opera, quest'opera Mittwochauslicht, l'opera dell'aria, l'opera di questa conciliazione e il collegamento anche tra spazi lontani tra di loro. Questa è ancora l'idea della Weltmusik, connettere spazi e tempi distanti, quindi una visione utopica. Allora, Stockhausen si era sempre rifiutato di comporre pezzi tradizionali, ovvero generi tradizionali. Non ha mai composto sinfonie, sonate o concerto per pianoforte e orchestra, è tantomeno un quartetto d'archi, il tipico genere del XVIII secolo, poi anche del XIX, l'epoca romantica. Anche i compositori del XX secolo sono occupati di quartetto d'archi, ma Stockhausen lo considerava un genere troppo legato alla tradizione. Lui era sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Il suo motto era infatti Furchtlos weiter, reiterava questo motto di Sovenze, Furchtlos weiter significa impavidamente avanti, alla ricerca dello sconosciuto, di qualcosa che possa ampliare le nostre capacità visionarie, percettive. Ora, era amico del Arvin Arditti, il famoso violinista fondatore del quartetto Arditti, specializzato nella musica contemporanea.
E Armin Arditi gli chiedeva continuamente di scrivere un quartetto per loro. E in questo caso diceva: no, io non compongo quartetti, quartetti d'archi, te lo puoi sognare. Qualcosa per compositori legati a un mondo ormai passato. Però poi ha un sogno, in questo caso. E sogna appunto quattro elicotteri, quattro strumentisti, il quartetto d'archi in quattro differenti elicotteri. E sogna tutta questa esecuzione. Già pezzi precedenti, in questo caso, gli erano venuti in sogno. Per esempio, Trans, all'inizio degli anni 70, un pezzo per orchestra, che prevede anche uno spettacolo luminoso. Questa orchestra è immersa in una luce violetta, è un pezzo anche ispirato al libro tibetano dei morti, quindi ha uno stato dello spirito tra la vita e la morte. Questo pezzo l'aveva sognato interamente, il giorno dopo aveva preso appunti e poi nei mesi successivi scrisse la partitura. E anche in questo caso c'è il sogno e il volo, anche il tema del volo è importante nell'opera, in questo caso in Yang. Si è anche identificato spesso Stockhausen con uccelli divini come Garuda nella tradizione indiana o nella tradizione messicana Quetzalcoatl. E qui lui aveva sempre pensato ai suoni come uccelli che volano nello spazio, nella musica elettronica per esempio, questa idea del volo, questa idea di separarsi dalla forza di gravità, del volare, il sogno umano per eccellenza. E quindi aveva visto in sogno questi quartetti d'elicottero. Però non aveva parlato nessuno di questo sogno, perché diceva che era una follia, semplicemente un sogno. Però aveva visto precisamente anche gli elementi in dettaglio dell'esecuzione. Però poi stava lavorando in quel periodo nello studio di musica elettronica di Colonia per realizzare un altro pezzo. È un altro palazzo in cui ci sono delle pareti con delle finestre larghe 10 metri, molto grandi, e a un certo punto, mentre stava lavorando, la Katinka, la sua amica, compagna, la flautista che lavorava, assisteva in studio, dice: maestro, guarda che cosa c'è, e vede quattro elicotteri uno dietro l'altro che volano. Dice: questo è un segno del destino, allora lo devo fare. Aveva sognato poco tempo prima questi quattro elicotteri, lui vede quattro elicotteri, lo prende come un segno del destino, dice: vabbè, ora lo faccio. Lui chiama Armin Arditi e dice: sì, allora lo posso fare, però sarà particolare questo pezzo, sarà difficile da eseguire. Si mette al lavoro per mesi e compone la partitura. Qualcuno vuole vedere? C'è un foglio, è anche fatta con diversi colori, che appunto si basa tutta su glissanti degli archi che si intrecciano tra di loro, e questo sta a simboleggiare anche l'intreccio di Michael, Eva e Lucifer, anche un carattere simbolico, che si sono intricate tra di loro, cioè questa conciliazione, questa fusione. E qui abbiamo la partitura, se potete guardarla. Sì, appena si accende la luce. No, non è, questo è soltanto un estratto. Allora, ora vorrei mostrare un breve estratto dal video. E quindi è un'idea totalmente visionaria, perché questi strumentisti, questi quattro strumentisti suonano ognuno un elicottero differente, quindi quattro spazi differenti. Quindi c'è questa utopia di portare in un unico spazio gli eventi sonori che hanno luogo in parti geografiche differenti, nel cielo, perché ogni strumentista suona indipendentemente dall'altro. Questa è la negazione del quartetto d'archi: gli strumentisti non si ascoltano, hanno una click track, quel numero di battuta, il tempo, così, e loro quindi devono suonare in maniera perfettamente sincrona, e poi attraverso connessione radiofonica, il tutto viene trasmesso nella sala dove il pubblico, dove c'è Stockhausen alla regia del suono. Ci sono anche quattro video in cui viene mostrato il musicista che suona nell'aereo, e quindi c'è questa realizzazione, un'idea totalmente utopica e visionaria della fusione di spazi differenti tra di loro. È un'idea che troveremo anche dopo in Domenica alla luce, come vedremo.
Allora, se siete pronti per vedere un piccolo video? Allora, questo è l'inizio del film sull'elicottero Sky sulla Terra. Sì, und das kennt man ja, aber das hat sich in meiner Musik von Anfang bis heute gezeigt. Wenn ich die Stuhl drin habe, die Augen zu und habe einen Regler unter der Hand und ein Klanggebilde, das vorher da ist, dann bewege ich das in den Lautsprechern wie ein Vogel. Das ist kein Fieber, sondern das ist ein Urtraum, das Musik fliegt, weil ich fliege. Thank you.
interesting part of this piece in that it's not, sometimes it's just one person, but often it's all four of us saying a different word each, or a different part of a word, you know, for instance. And he wanted us at first look. Make a Sri Lanka Sita now. Please. So Sita. Something like that. Four different kind of countries, languages, city. 42 with scripture. Katika said something very important last night. She said, this is absolutely amazing that for the first time when they say the numbers, everybody knows that they are sick. Sickness. Because she said before, you don't know exactly if they are sickness or not, but the moment they start 1, 2, or 4 television screens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then you understand, everybody understands, my God, they are playing in 4 helicopters, absolutely sickness. Passiamo al venerdì, un esempio sonoro, perché un'opera che, a cui tengo molto, è una delle opere più estreme per quanto riguarda il contenuto spirituale. Ora, l'opera si basa su tre strati, cioè uno strato puramente elettronico, musica elettronica, in suo caso realizzata in studio,
illustrate con le cosiddette tone scene, delle scene con suoni reali modificati dalla realtà, e poi un altro strato con le scene reali, ovvero con le azioni dei strumentisti, cantanti. In quest'opera c'è anche un coro di bambini e un'orchestra di bambini. Il giorno della tentazione non posso spiegare l'intera storia, una sorta di storia. La tentazione di Lucifer, Eva viene tentata. Lucifer vuole che il suo figlio Caino si unisca ad Eva. Eva in primo momento non vuole, poi c'è questa unione. E attraverso questa unione c'è la distruzione dell'ordine cosmico. Ci sono varie coppie surreali, per esempio una macchina fotocopiatrice con un altro macchinario, poi un cane e un gatto, vari tipi di accoppiamenti più o meno strani. Ma dopo questa unione tra Eva e Caino, la distruzione dell'ordine cosmico, e cominciano a sorgere delle coppie bastarde, una sorta di erotismo mostruoso. Uomini si accoppiano con macchine, animali, qualcosa di totalmente surreale. Poi alla fine c'è una redenzione del tutto attraverso una spirale di fuoco, ma un coro. Ma ora voglio soltanto fare un esempio musicale da una scena che si chiama Tsushima, quando Eva accetta di unirsi a Caino. Ma la storia, la trama non è mai la cosa più importante, è sempre il tutto. Tutto ciò che c'è attorno. Non dimenticate mai che Licht è sempre la storia del suono, della superformula. Io penso che la musica parli di per sé. Ascoltiamo un breve estratto da Freida da Sol. Thank you.
altre opere, come avete sentito. Un altro breve esempio dal sabato, il giorno della morte. Morte come elemento necessario nella vita cosmica, senza la distruzione, la scomparsa, di forma non c'è spazio per il nuovo. Anche morte come esperienza iniziatica. Prima nel video abbiamo visto questa scena dal Lucifer Strano, dal sogno di Lucifero. Lucifero sogna questo pezzo per pianoforte numero 13. Avete visto il basso della pianista. Poi c'è un'altra scena che si chiama Katinka's Gesang als Lucifer's Requiem. Il canto di Katinka, che è la flautista, Katinka Passer, come il requiem di Lucifero. Questa flautista è vestita da gatta, gatto, un animale sacro, molte culture, per esempio in Egitto. E sul palco vi sono due mandala, due cerchi, con numeri da 1 a 12, come una sorta di orologi. E ad ogni numero è associato un determinato esercizio per flauto. Questa composizione è ispirata al libro tibetano dei morti, in cui vengono descritti gli stati immediatamente dopo al decesso dell'anima, che deve cercare di non lasciarsi distrarre e illudere da visioni orrifiche e visioni anche meravigliose che la possono distrarre dalla pura luce che deve raggiungere, come fine, quello di estinguersi nella pura luce, secondo la concezione tibetana, il buddismo tibetano. Perché se si lascia distrarre da queste visioni, è costretto di nuovo ad incarnarsi e a tornare sulla terra, questo ciclo eterno, il samsara, la reincarnazione. E quindi questi esercizi sono esercizi sul suono, il suono come esercizio di concentrazione per rimanere salvi in se stessi e per poter arrivare alla pura luce. E quindi ascoltiamo l'inizio di questo Katinka Gesang per flauto e 6 percussionisti che rappresentano, che hanno degli strumenti e percussioni totalmente surreali e nuovi, e rappresentano i sensi, pure il sesto senso, che si estinguono a poco, e l'udito è il, secondo molti racconti, l'ultimo senso che svanisce nel morente, fino alla fine, anche quando le altre funzioni del corpo sono già spente, continua a sentire. Visto, ne abbiamo parlato con Nicola Cistagnino, no? Che disse che si dichiara morto quando l'orecchio si svuota dei suoi liquidi. Ascoltiamo questo Katinka Gesang, soltanto l'inizio di poi. Suonato da Katinka Passer, solo lei lo può suonare. Thank you.
avanti, anche questo è molto lungo. Katinka Pazzer l'ha suonato per 49 giorni dopo la morte di Stockhausen, perché Stockhausen aveva questa idea che questo pezzo potesse aiutare l'anima di un defunto a raggiungere la pura luce. E Katinka la suona ogni giorno, 49 giorni dopo la morte di Stockhausen, viene eseguito questo pezzo. Perché voleva 49 giorni? È una simbologia particolare, un numero importante, il libro di Gaetano De Notte. Poi 4 e 9 fa 13, un altro numero magico, quindi. E siamo arrivati alla fine della settimana, Dio si riposa, noi no, nemmeno sto cavolo. Le nozze mistiche tra Michel ed Eva. Stockhausen aveva intenzione, cioè sull'ultimo segmento di Zonta, di fare Zonta costruisce usando le formule di Eva e Michel, e con la formula di Lucifer voleva fare un'opera da eseguire contemporaneamente, ma in un altro luogo, un luogo sotterraneo, oppure una galera, un luogo di dolore. Voleva comporre il Luciferium, un'opera dedicata solo a Lucifer in catene, un luogo del dolore, una prigione sotterranea, qualche luogo oscuro. Fece anche degli schizzi, ma poi non andò avanti, decise di non comporre questa parte, e quindi in un certo modo nella zona la formula di Lucifer viene quasi del tutto messa da parte. Quindi questa opera piena di gioia, piena di luce, veramente Zonta Cosmici, di questa festa cosmica, queste nozze cosmiche tra Michael e Eva, tra il principio maschile e femminile. E la prima esecuzione scenica del Zonta Cosmici c'è stata dopo la morte in questo caso. Le singole scene erano state già eseguite prima, per esempio il CD che è mostrato tutto il viaggio, Lichtbilder, quella è una scena da Zonta Cosmici. Ci sono altre scene anche, la prima Lichterbuster, poi c'è Engel Processione, una processione di angeli, angeli un po' strani, che si comportano in maniera molto bizzarra, soprattutto il loro modo di vocalizzare, il loro stile vocale, sono degli angeli un po' folli. Poi c'è questa scena, Duft Zeichen, suoni e profumi, no, so che questo c'è, profumi e simboli, ovvero vengono cantati i profumi e i simboli di lì. È un rituale bellissimo, in questi incensi che vengono bruciati, quindi c'è anche la componente olfattiva, è un rituale magico, molto bello, anche musicalmente. E poi c'è una scena finale che si chiama Hochzeiten, l'avete sul foglio forse. Hochzeiten, questo è un gioco di parole, non c'era una mano, ma perché? Ci avete scritto lì il titolo, alla fine della domenica, l'ultimo foglio, Hochzeiten, scritto Hoch-Zeiten, perché Hochzeit in tedesco significa nozze, però Hoch-Zeiten significa i tempi supremi, quindi è un gioco di parole. High Times. High Times. Nozze e qui. E qui abbiamo, questo è un altro pezzo utopico. Allora, questo pezzo esiste in due versioni. Una versione per orchestra, o meglio, cinque gruppi orchestrali, e un'altra versione per cinque gruppi corali. Allora, i testi del coro si basano tutti su testi mistici che hanno uno sfondo, una coloratura erotica, quindi questo amore universale, anche delle diverse culture, su cinque cori, cinque lingue differenti: indiano, hindi, arabo, cinese, inglese e swahili, un dialetto africano. E quindi c'è questa idea ancora della Weltmusik, del fondere le culture, fondere, ma non soltanto metterle una accanto all'altra, ma appunto intermodularle, dove c'è non una interculturalità, ma una transculturalità, una vera e propria fusione, non soltanto un dialogo, ma un tentativo di una fusione per creare qualcosa di nuovo, quasi un métissage universale.
E ora ogni gruppo canta anche in un tempo differente, quindi la sovrapposizione di diversi tempi, diverse lingue, e poi c'è la connessione di spazi differenti, separati, perché ci vogliono due sale. In una sala viene eseguita la parte per orchestra, sempre cinque tempi differenti, infatti per ogni gruppo c'è un differente direttore con un click tracks che deve appunto avere il tempo secondo questa scala cromatica dei tempi, sempre cinque tempi differenti, e lo stesso vale per il coro, e ci sono vengono eseguite in perfetta sincronia contemporaneamente, quindi anche il direttore poi generale dell'orchestra del coro deve essere in contatto radiofonico con l'altro direttore, perché vi sono in partitura previsti dei momenti attraverso gli altoparlanti. La parte del coro viene proiettata nella parte dell'orchestra e viceversa. In altri momenti la parte dell'orchestra viene proiettata nel coro. Quindi anche qui abbiamo questa connessione utopica di spazi lontani tra di loro. Quindi quelle nozze mistiche come nozze di tutte le culture del mondo. Ascoltiamo l'inizio di Hochzeiten per coro, dopo mostro anche qualche video dalla prima esecuzione mondiale scenica, della versione scenica, che ha avuto luogo a Colonia nel 2011. Io ci sono andato, penso, 7-8 volte. Ho sentito le prove generali e poi sono andato 7-8 volte. Ma in tutto l'hanno eseguita solo due volte in un solo giorno. Questo durava 9 ore, naturalmente con delle pause, però si andava al mezzogiorno, si usciva alle 9. È un'esperienza straordinaria, un'immersione totale in questi mondi sonori, in questi spazi, una cosa di cosmico, dionisiaco. Invece le hanno eseguite in altri giorni separate, ovvero eseguivano prima tre scene un giorno e poi due scene un altro giorno, in modo che durava 3-4 ore soltanto. Ora ascoltiamo Hochzeiten, ma non ci si accorge assolutamente del tempo che scorre, non è una cosa noiosa, anzi ci sono anche in molte scene il pubblico poteva pagare per lo spazio, muoversi, e quindi... Allora, l'inizio di Hochzeit. Buongiorno. Per coro. Thank you.
ascolta cosa lì. Se qualcuno deve andare via. Grazie. Prego. Abbiamo ancora 10 minuti e vi mostro queste. Anche la, ora la versione scenica di quello che abbiamo ascoltato, danzatori di tutte le culture, che compiono vari tipi di rituali, quindi questa è un'esperienza altamente dionisiaca. Ora vedremo anche un po' Colonia. Era a 10 minuti a piedi da casa mia, quindi ci andavo quasi tutti i giorni, non ero mai sazio di ascoltare e vedere questa opera. Allora, questo. Ich habe probiert, die 1977 bis 2000 in Position zu kriegen. Und zwar. Questo è un piccolo riassunto. Ich habe probiert, die 1977 bis 2000 zu kriegen. Nell'acqua. In sieben Opern. Es geht ja hier die ganzen. Sollte aus sich und die mystische Vereinigung zwischen Eva und Michael sich als das Ziel von Licht. Fünf Orchester kommen gleichzeitig. Bitte. Questa è la prima scena, vista bassa, luce e acqua, per orchestra, soprano e tenore, per la processione degli angeli, i cori che cantano il pezzo. Die nächste Szene, Lichtbilder mit vier Solisten. Lichtbilder mit quattro Solisten. Dazu drei andere Instrumente. Questo è il quadro, questo paesaggio, profumi, segni. Das sind sieben Gesangssolisten und ein Knabe. Alla fine c'è questo duetto tra. Und danach Hochzeiten für Chor, und Hochzeiten für Orchester. Fünf Orchestergruppen gleichzeitig aufgeführt in zwei Sälen. In einem Saal mit dem Orchester. Le due sale con questo. Und anche il Chor. Und die beiden Presentatoren sind perfekt. Il pubblico pagava nello spazio. Questa comunione delle Und in der anderen Saal wird der Chor über den Lautsprecher um das Publikum herum weiter wiedergegeben. Und dadurch hat das Lied in den Lautsprecher einzusetzen, das Chor hat das Publikum und wieder wirklich durch das Publikum herum tanzen und riechen, feiern. Yeah.
Però se voi avete domande, ancora questioni, curiosità, commenti, osservazioni vari, sono il benvenuto. Beh, intanto devi fare un applauso. Allora, mi interesserebbe sapere com'è la vostra reazione, che tipo di percezione avete avuto di questo mondo particolare che ho appunto cercato di illustrare brevemente, poi veramente occuparsi di Licht significa impiegare molto tempo della propria vita, ma ne vale la pena lo studio, perché più si studiano queste partiture, si ascolta, più si scoprono cose nuove, interessantissime, si aprono nuove porte su altre dimensioni. La considerazione che faccio io è che non c'entra assolutamente nulla. No. Mi sorprende quanto spazio la televisione pubblica riservi poi a questi eventi, perché per esempio in Italia non esiste minimamente neanche la possibilità che facciano servizio di 2 minuti su una cosa, insomma, alla biennale o questa è la linea che è stata appunto per questo di quando si è su Rai 5 ma vale, ma sono tutte le lunghe dei morti, sì. Sì. No, ma dall'altro come li presentano, c'è gente che è uscita non no, ma aspetta che cosa non devi fare per però io diciamo che sono un appassionato di Top Cow da sempre, sono un fan di quelli, in effetti devo ammettere faccio un po' fatica a seguirlo in questa ultima fase perché bisogna occuparsene perché no, è un'opera che richiede appunto una dedizione. La Divina Commedia se la si legge soltanto così non si capisce niente, però se c'è la si studia e allora cominciano ad aprirsi la mia riflessione è legata semplicemente al fatto di affidare alle intuizioni che poi saranno sicuramente intuizioni genialissime, però alle intuizioni di una sola persona il risultato globale. Allora probabilmente io sono ignorante in danza contemporanea, però probabilmente
alcune posture, movenze, qua mi sembrano un po'. Ma nell'ultimo video che abbiamo visto non era il suo caso, ma era Carlos Patrizio fuori del Baus. Quello di questa mattina forse ti ho detto qualcosa, no? Sì, sì. Alcune cose, non so, alcuni costumi, ma questa è una mia cosa molto di tecnica, per cui non. Ripeto, siccome personalmente sono sempre attratto più dalla musica, dalla logica con cui la musica viene costruita, dalle tecniche che vengono inserite, da tutto questo, più che della soluzione scenica, dei costumi, rimango dell'avviso, insomma, che indubbiamente la musica ha una qualità elevatissima. La mia perplessità, ripeto, ma personalissime, rimane proprio quando si vuole affidare a una sola visione la realizzazione del tutto. Però semplicemente perché sono convinto, può anche darsi che io sbagli, che invece proprio le energie mentali di più persone che vanno a convergere in un lavoro poi possano dare, come posso dire, no, quel tocco magico. Perché là dove la musica effettivamente alle volte è molto astratta, mi sfugge la necessità perché invece la rappresentazione visiva debba essere estremamente concreta, quindi ci trovo una sorta di iato. Se si parla del cane, non capisco perché io debba vedere il cane, il personaggio vestito col cane, col costume del cane. Cioè, alle volte quello che io ho percepito, non conosco bene, quello che percepisco da qui è proprio, ecco, questo urto, no? Là dove la musica, volando molto alto, mi dà la possibilità, attraverso la sua astrazione, di personalizzarla nella mia interiorità, ecco, è la difficoltà che trovo invece l'aspetto visivo, che non parlo della divisione dello spazio, che veramente è bellissimo e geniale, parlo proprio dell'aspetto pratico, del costume, del colore. Poi oggi, con tutta la cultura di Disney, con tutta la cultura dei cartoni, eccetera, eccetera, molte cose sembrano déjà vu, no? Magari no, non è così, forse le ha fatte per prima Stockhausen, non lo metto in dubbio. Però effettivamente danno questa impressione, almeno a me, hanno dato questa impressione. Però, semplicemente per non fare la geografia di Stockhausen, perché quello di sempre è il più grande di tutti. No, la mia osservazione è questa. Ma talvolta anche ciò che appare infantile nell'aspetto scenico, visuale, assume un altro senso nel contesto, in questo contesto visionario surrealistico delle opere. Ma non è mai infantile con la musica, mai. No, però anche questo, tra virgolette, infantilismo è da intendere in maniera particolare, così come anche la Zauberflöte, il flauto magico di Mozart, può essere infantile, oppure i quadri di Paul Klee, che è grande pittore svizzero, era appassionato anche ai disegni dei bambini, nella sua opera ha cercato di integrare determinati elementi, anche è una particolare forma di naività che deve essere compresa nella sua radice spirituale. Tutti all'inizio sono un po' disturbati di questo aspetto esteriore delle opere di Stockhausen. Però ti posso assicurare che se ci si occupa un po' di queste opere per un po' di tempo, poi si comincia a capire, si comincia a avere un altro processo. Sì, ma è successo anche a me, all'inizio si guarda con un po' di sospetto, però poi si comprende il tutto, lo si contestualizza e lo si capisce che cosa, come vedeva interiormente. Sì, ma ripeto, non c'è dubbio, per questo la mia perplessità, perché già non ho nessuna difficoltà ad accettare un testo che sia multilingue, astratto, va benissimo perché fa da andar con la musica. L'aspetto visivo, appunto, però, comunque io ho detto la mia cosa. Ma fatto sta che, ma anche il suo caso non è stato mai totalmente soddisfatto con la realizzazione scenica delle sue opere.
perché purtroppo con la musica è più semplice perché abbiamo a che fare con un materiale più sottile, con l'apparato scenico è più difficile da gestire. Anche Richard Wagner era insoddisfatto delle prime esecuzioni a Bayreuth, le messe in scena, e infatti c'è un passo dei diari di Cosima Wagner in cui dice che Richard, dopo le prime esecuzioni a Bayreuth, dice a Cosima: dopo aver inventato l'orchestra invisibile, appunto nella fossa, ora devo inventare anche la scena invisibile, appunto per la difficoltà di rendere visualmente poi determinate idee che nella musica sono così chiare, così forti, e che a livello visivo quasi perdono di quell'intensità che si trova nella musica. È un vecchio problema. Comunque, a me poi ha ricordato moltissimo, diciamo, un'esplosione alla massima potenza dell'idea iniziale che aveva invece Scriabin con il poema del fuoco, il Prometeo, no? Che lui voleva fare questa realizzazione in un tempio circolare sulla Terra. Il mistero. Sì, il mistero. Il mistero, questa. Di preparazione, poi voleva fare quest'opera. Perché aveva anche previsto l'utilizzo di colori vari, di suoni, di danza, assolutamente, no? Cioè, di profumi anche. Certo. Quindi mi è sembrato proprio un'esplosione di quella idea. Addirittura anche Varese, aveva progettato un'opera, appunto connettendo varie parti del mondo radiofonicamente, però non fu soltanto uno schizzo. Ma già il poema Electronic, diciamo, un lavoro notevole dal punto di vista anche lì, il concetto della rifondazione del mondo attraverso la storia. Il primo in assoluto penso che non si chiama, poi abbiamo avuto vari. Cioè persino Aio, se no già l'idea della Sinfonia del 4 del 4 luglio, con l'idea di orchestre con vari conduttori, no? Sì, ma lo faceva già il padre di Aix, che era un direttore di banda, degli esperimenti, facendo venire quattro bande da quattro modi diversi. Eh sì, anche il 4 luglio era proprio di quello, l'ho potuto da sentire. Molto interessante quello. Bene ragazzi, allora io intanto vi ringrazio per la presenza. Infatti io scusami Alessandro, non avevo visto il tuo mezzo. Prima si parlava di performance di 9 ore, sembra quasi assurdo. Infatti no, io dico perché è assurdo. Perché oggi nessuno ha tempo. Esatto. Perché chi di noi ascolta? Oggi nessuno ha tempo. Chi di noi riesce ad ascoltare, ad esempio, tutta la nona di Beethoven di fila, no? Cioè, però devo dire una cosa. Sì. Effettivamente negli ultimi anni l'unico pezzo che io sono riuscito ad ascoltare dall'inizio alla fine, cioè non so neanche se è proprio l'inizio alla fine, è l'ascendenza di Lucifero. L'ascendenza di Lucifero? L'ascesa di Lucifero. No, non c'è. Per quale organo? Credo che faccia parte di... Sì, ma per quale organico strumentale? C'erano voci ed elettronica. Su YouTube gira questo video. Forse il congedo di Lucifero? No, Forse da giovedì. Forse Ausci. Himmel, Forza, Ascension. Vediamo se ce l'ho qui. Perché è questo? Dura un'ora. Dopo la ricordo mentre la chiesa
perché si riesce ad ascoltare questo? Perché una musica che questo qua, queste musiche, il tardo in suo caso, hanno queste lunghe durate, però hanno anche un particolare tipo di temporalità. Questa musica respira in modo particolare, quindi l'ascoltatore ha quasi più tempo di respirare, di seguire. Non siamo, cioè, Brian Ferro o Bulese, effettivamente c'è una nevrosa artistica, un nervosismo continuo, c'è un tipo particolare di temporalità che permette all'ascoltatore di respirare e di seguire questo respiro arco epico. Penso che sia questo, cioè Bunesi per 6 ore non lo puoi ascoltare. No, dopo di andare in ospedale. Va bene ragazzi, l'unica preghiera, un'altra, non so, vedevo sì. 11, 12 e 13, sì. Ovviamente mi sono visto le note, e c'è il re che si ripete nei 13 e manca esattamente dove c'è l'11. Questo chiaramente. Esatto. È chiaro, il suono che manca, musica c'è l'amice. E il fatto che sia il primo e l'ultimo anche nei giorni della settimana significa qualcosa. Il primo e l'ultimo cosa? Cioè il re sta qui e qui, all'inizio e alla fine, quindi anche nei giorni. E il suono iniziale e il suono finale, quindi è compiuto l'arco di proprio quella nota manca la domanda da Lucifero, esatto. E perciò Lucifero conta fino a 13. Ah, se ne scappa. E poi una sorta anche di autoironia di sto caso, perché il lato luciferico è di sto caso, Lucifer in questo caso è il purista per eccellenza, il razionalista, e è anche un'allusione al compositore seriale. Il compositore seriale lui stesso compone con numeri, conta, fa parte del suo lavoro quotidiano di contare, e quindi è una sorta di allusione ironica al suo comporre seriale. In fondo è necessaria un'organizzazione razionale, materiale, così, ma non è tutto, solo un modo per realizzare praticamente delle visioni che stanno al di là della sfera razionale. Questo suo caso l'ha sempre detto in maniera chiara. Cioè, naturalmente lui come compositore ha un grande mestiere tecnico compositivo, deve usare dei processi razionali per comporre, però le idee vengono dal proprio. Cioè, questa è ancora una metafora del ricevitore radiofonico che riceve onde da qualche parte e poi le traduce. In questo caso, mi direi in questo modo, la sua missione di compositore, appunto, aprire porte verso il futuro. E così. Bene. Nel salutarvi mi raccomando, soprattutto con i miei, di non prendere esempio da Bizzaggio, per fare una roba così, che non so che cosa che piace. Portiamo gli elicotteri al Bizzaggio, no, gli aerei. Grazie ancora e ci vediamo. Noi ci vediamo, non vogliamo più scritte. Grazie. Grazie. Tu devi lasciare una cosa, no? Che lo lascio? Più di qualcosa, forse. Ah, sì, sì.